Signore e signori, buonasera. Vi parliamo dallo stadio comunale di Torino, dove siamo in attesa dell'inizio del grande incontro tra la Juventus di Torino e il Celtic di Glasgow. Il capitano Furino è al centro del campo, si è visto anche Bettega che giocherà con il numero 9. Vediamo subito la formazione dei bianconeri, giocano con Zoffi in porta, con il numero 2 Gentile, il numero 5 Brio, il numero 6 Scirè, il numero 3 Cabrini in difesa, con il numero 4 Furino, il numero 8 Tardelli, il numero 10 Bredi in centrocampo, il numero 7 Marocchino, il numero 9 Bettega, il numero 11 Virdis in attacco. Giocò, ricorderete, l'ottimo Bonini nella partita d'andata a Glasgow. Per il rientro di Bredi, Bonini è in panchina con il numero 14, unitamente al portiere di riserva Bodini, ad Osti numero 13, a Prandelli numero 15 e a Fanna numero 16. La formazione del Celtic deve rinunciare ad un titolare importante come il difensore McCrane, che ha avuto una distorsione alla caviglia che è gestata ingestata, è comunque presente per vedere al lavoro i suoi compagni. La formazione è Bonner, numero 2 Moyes, numero 4 Aitken, numero 5 McAdam, numero 3 Reed, numero 6 McLeod, numero 8 Sullivan, numero 10 Burns, numero 7 Provan, numero 9 McGarvey, il centroavanti che non ha giocato la partita d'andata e che viceversa è presente per questo ritorno del sedicesimo di finale di Coppa Campioni, e il numero 11 è McCluskey. Si attende l'inizio della partita, che sarà diretta da Alex Ponné, un direttore di gara belga di 42 anni, proviene da Bruxelles, è assistito dai due guardalinee Delacour e Sönens, è proprietario di una tipografia e un arbitro, per la verità, che è stato un po' contestato, soprattutto domenica scorsa nella partita Waregem-Bruges, ma sapete che gli arbitri spesso hanno un compito difficile, vi sono delle partite che sono molto molto ardue da dirigere e da amministrare. C'è una folla record, è stato effettuato l'incasso maggiore a Torino, 520 milioni di incasso, è il dodicesimo incasso di tutti i tempi in Italia. Il direttore di gara è pronto per dare il via ed ecco l'inizio della partita. Pallone allontanato di forza da McAdam. Zoff esce di porta, blocca con sicurezza il primo pallone. La partita d'andata del 16 settembre giocata a Glasgow ha visto una buona Juventus che avrebbe potuto anche pareggiare, ma vi è stato un episodio non troppo fortunato. McLeod ha tirato in porta di sinistro, il pallone è andato a ribattere sullo stinco di Scirea e Zoff non ha potuto intervenire. Tutto comunque è ancora possibile in questo incontro tra italiani e scozzesi. Sul pallone Cabrini, prima propulsione di McGarvey, che ora ha il disturbo di Gentile. Gentile sarà l'angelo custode di McGarvey, mentre Brio verosimilmente dovrà occuparsi di McCluskey, che gioca con il numero 11. Calcio di punizione accordato alla formazione italiana. Siamo al primo minuto di gioco, si appresta a battere Cabrini, la battuta lunghissima di Cabrini in direzione di Bettega che devia di testa e il direttore di gara interviene per un fallo che è stato commesso nei confronti del numero 9 in casacca bianconera. Bredi sul pallone, c'è anche Brio in zona unitamente a Tardelli, di spalle vediamo Cabrini, non c'è un posto libero al comunale di Torino, è una serata addirittura estiva, il terreno è in perfette condizioni, passaggio in direzione di Gentile che centra di sinistro al volo e la palla è stata allontanata dal numero 10 Burns in direzione di McCluskey. Pallone che rotola al lato, rimessa in gioco in favore del Celtic. Sono in campo due squadre molto molto conosciute e titolate che potrebbero onorare con il loro comportamento questo atteso spettacolo. Secondo minuto di gioco, sempre 0-0, pallone verso McGarvey, intervento di Gentile, rimessa in gioco a favore dei bianconeri, passaggio di Tardelli, intervento del numero 3 Reed, in azione Bredi, Bredi è indirizzato verso Marocchino, ora c'è l'intervento di Furino e c'è l'intervento difensivo di McAdam, uno dei due difensori centrali del Celtic che è stato costretto a calciare in qualche modo mandando il pallone in tribuna. Pallone verso Scirea,
Scirea, Tardelli, deviazione di Bettega, intervento ancora di McAdam e anticipo da parte di Gentile, tentativo di recupero da parte di Cabrini e pallone indirizzato verso Provan, che è uno dei giocatori maggiormente temuti della formazione del Celtic. È l'ala destra della nazionale di Scozia che questa volta ha giocato male il pallone, se lo è portato direttamente oltre la linea laterale del terreno. Rimessa in gioco in favore dei bianconeri nel punto dove il pallone è uscito dal terreno. Cabrini ha deviato in direzione di Scirea. Si sta giocando il quarto minuto di questo incontro tra la Juventus di Torino e il Celtic di Glasgow, che ottenne la vittoria nella Coppa Campioni nel 1967 nella famosa finale di Lisbona con l'Inter. Disimpegno agevole della difesa dei verdi del Celtic, pallone verso Bonner, è un portiere di 21 anni e il secondo portiere dell'Eire. Il pallone verso Provan, il passaggio intuito da Furino, ma Furino ha deviato di testa la palla e l'ha mandata al lato, quindi abbiamo una nuova rimessa laterale, se ne incarica Sullivan. Sullivan ha deviato verso McGarvey, la palla è andata a terminare direttamente sul fondo, nulla di fatto, si riprende dalla linea di porta del portiere Zoffo. L'azione dei bianconeri inizia da lontano con Scirea verso Bettega, controllo di Bettega ma intervento di Provan dalla destra e Aitken ha deviato. Aitken è l'altro difensore centrale del Celtic unitamente a McAdam. Sul pallone Gentile, riceve Brady. Brady ha spostato il gioco in direzione di Brio che lascia la palla al compagno Scirea. Scirea ha deviato ancora sulla destra in direzione di Marocchino, anzi Marocchino riceve in questo istante il pallone, però è stato anticipato, intervento di Tardelli e viene lanciato nuovamente Provan. Provan si è liberato di Cabrini. McGarvey, intervento di Tardelli, passaggio in direzione di Brady, tutto libero il settore sinistro e la palla giunge a Marocchino che tenta il tiro in gol. Tiro in gol bellissimo di Marocchino, alto di una ventina di centimetri. Grandi applausi per questo bel tiro di Marocchino. Rivediamo questa azione. Era tutto libero il settore sinistro dove si era spostato appunto Marocchino, che ha un destro fortissimo, bene indirizzato, la palla ha superato di poco l'incrocio dei pali. Sesto minuto in questo istante, sempre 0-0 al Comunale di Torino tra Juventus e Celtic, che riceve la palla Brady. Scirea, pallone verso Marocchino. Marocchino è stato disturbato dal rosso Burns, la palla è ritornata verso Zoffa che serve Scirea. Intervento di Provan sul lancio non preciso di Scirea, poi è stato commesso un fallo di mano da McCluskey, è già stata battuta la punizione e vediamo in azione Brady. Brady Marocchino, Marocchino Bettega, Bettega Brady, riceve Furino, Furino Bettega, altro passaggio sulla destra, intervento di Brady, ancora in profondità per Marocchino, di testa Virdis, Virdis e parata del portiere Bonner. Bellissima questa manovra della formazione juventina, manovra che rivediamo con il passaggio sulla destra per Marocchino. Marocchino centra il volo, Virdis colpisce, la palla è un po' centrale e per questa ragione Bonner riesce a far suo il pallone. Partita molto interessante e vi sono state già due belle manovre, la prima conclusa da Marocchino, la seconda da Virdis nei primi sette minuti dell'incontro. Ancora Bettega,
questa volta viene anticipato dall'intervento di McAdam. Poi ancora Marecchino in direzione di Tardelli. Tardelli Bredi. Bredi tocca in direzione di Virdis, sul quale è intervenuto McLeod. Lancio in profondità per McGarvey e Shirea che cerca di portarsi sulla punta, che si è spostata a sinistra, sulla punta centrale del Celtic. Sempre McGarvey, ha tre uomini addosso, finisce per perdere la sfera, ma gli verrà probabilmente accordato il beneficio di un calcio di punizione per un fallo che è stato commesso su di lui, probabilmente da Gentile. Infatti è così, palla a terra, siamo all'ottavo minuto del primo tempo e Burns sta per battere questo calcio di punizione. Parabola tesa, però la palla è stata indirizzata sul fondo, nulla di fatto, sempre 0-0. Il pallone è indirizzato verso Cabrini. Il terreno in ottime condizioni, servito Virdis. Virdis è sorvegliato dal numero 2 Moyes. Passaggio in direzione di Furino. Furino che allarga sulla destra. È Brio che si è spostato per assecondare questa manovra dei bianconeri, che però è stata stroncata e il pallone viene indirizzato verso il numero 4 Aitken. I giornali avevano dato questo giocatore come laterale al posto dell'infortunato McGrain. Viceversa, Aitken conserva il suo posto di difensore centrale a fianco di McAdam ed è Moyes che sostituisce McGrain, come del resto è accaduto nella partita di domenica scorsa giocata dal Celtic contro il Patrick Twistle. Sulla palla prova. Il centro non è stato effettuato in un primo tempo, poi ancora Provan, ribatte la palla, la controlla da giocatore di grande classe Bredi e ha passato in direzione di Furino. Da Furino a Bettega. Già battuta la punizione in favore del numero 9 e la palla verso Tardelli. Tardelli ancora verso Virdis. Virdis è stato attaccato da Aitken, intervento difensivo anche di Sullivan e poi pallone che va a terminare sul fondo, nulla di fatto. Primo piano di Tardelli che va a riprendere posizione a centrocampo. Tardelli se la vede principalmente con Burns, mentre Sullivan è l'avversario di Bredi. Marocchino è controllato da Reed. Virdis ha come antagonista Moyes. E Bettega sarà ostacolato nel corso della gara da McAdam e da Aitken a turno. Calcio di punizione in favore del Celtic quando siamo al decimo minuto, 45esimo secondo dell'incontro. Punizione battuta, controllo da parte di Gentile che ha toccato in direzione di Virdis, il quale si è liberato di Moyes. Ancora un servizio verso Shirea. Shirea devia in direzione di Tardelli, di Bredi anzi. Passaggio in direzione di Marocchino e calcio di punizione che verrà accordato questa volta alla formazione bianconera. Vediamo Brio che abbandona la retroguardia per portarsi in area di rigore, dove potrebbe favorirlo come in altre occasioni la sua notevole statura. Intanto sarà Bredi, come noterete, il numero 10 che batte, mentre ci sono due giocatori, Reed e il numero 10 Burns davanti a lui. Ecco la parabola, il colpo di testa è stato dal numero 5 McAdam, la rimessa laterale ancora di Bredi, quale con il suo pallonetto ha servito Marocchino che ha messo al centro, intervento volante ma in qualche modo calciata la palla da parte di McAdam. Sono molto impegnati dall'inizio della partita i due difensori centrali del Celtic che non sempre possono controllare con precisione la traiettoria della sfera. Ancora una bella manovra con Tardelli che ha deviato la palla, Virdis al centro dell'area, intervento anche di Bettega, tiro di Bredi deviato, pallone che va a terminare oltre il fondo ed è calcio d'angolo. È il primo calcio d'angolo della partita. Vediamo Bonner, il 21enne portiere del Celtic,
è andato a battere il numero 7, cioè Marocchino. Parabola molto bella, tenta Virdis ma è anticipato, poi c'è il colpo di testa di Cabrini, poi c'è Moyes che devia in direzione di Provan. Ancora Cabrini che tenta di disturbare Sullivan, la palla è terminata al lato, la rimette in gioco Cabrini a beneficio di Virdis, fallo su Virdis. Il fallo è stato commesso da McAdam. Si prepara Brady, potrebbe dare a Furino, riceve Furino, poi Brady è anticipato da Sullivan, c'è questo bel colpo di testa di Scirea, dall'altra parte McLeod, McLeod bloccato da Furino, pallone verso Brady, Brady tocca in direzione di Virdis, anzi di Marocchino, Marocchino ostacolato dal numero 2 Moyes, passaggio verso Cabrini, al volo Cabrini in direzione di Brady che salta molto bene Sullivan, non riesce lo scambio con Virdis, la palla ora verso McCleskey. McCleskey è stato bloccato da Brio, la palla ora è al lato, la rimetterà in gioco il Celtic. Non vi sono state segnature in questi primi 14 minuti della partita, una partita però molto attesa, molto vivace, tra due squadre che nel rispettivo campionato sono tuttora imbattute. Il Celtic ha giocato 5 incontri del nuovo torneo, 5 volte ha vinto, la Juventus è in testa a punteggio pieno al termine delle prime 3 giornate del campionato italiano. Provan è stato bloccato, la palla verso Virdis, il passaggio a Marocchino, sempre Marocchino, le prese con Moyes, anzi non è Moyes che lo ostacola ma McAdam, partito un centro lungo, dall'altra parte tenta di impossessarsi della sfera Virdis, non vi riesce, il pallone è terminato al lato, toccato per ultimo ci sembra da McAdam, di modo che avremo, anzi non da McAdam ma dal numero 3, cioè Reed, quindi avremo una rimessa in gioco che verrà effettuata dalla Juventus, la palla è di Tardelli, Tardelli-Brady. Doppio gioco di gambe del giocatore Brady, poi passa la palla a Tardelli, Tardelli indirizza verso Marocchino che è anticipato, il pallone ora è giocato da McLeod in direzione di McGarvey, bloccato McGarvey, lancio ancora in profondità per Marocchino sul quale è entrato bene questa volta il numero 4 Aitken, rimessa laterale in favore della Juventus, è superato in questo istante il primo quarto d'ora di gioco e siamo sempre sullo 0-0. Questo pallone è stato sciupato, la palla è andata a terminare sul fondo e rivediamo il portiere Bonner. Le riserve del Celtic sono Letchford, sono McStay, sono Gardner, sono Conroy e sono Nicholas. Nicholas ha giocato a Glasgow al posto di McGarvey. Le riserve della Juventus sono il portiere Bodini, Osti, Bonini, Prandelli e Fanna. Un colpo di testa di Cabrini che anticipa Provan, poi Brady, Brady Scirea, superati da McGarvey sul quale forse è stato commesso fallo, infatti il direttore di gara sembrava che volesse lasciar continuare il gioco, poi viceversa ha fischiato ma il fallo effettivamente c'era. Qui vediamo Zoff che sta controllando la posizione del muro, comunque il pallone è a non meno di 32-33 metri dalla porta del portiere della Juventus e della Nazionale. Lo stesso Bettega è all'altezza della propria area di rigore, McLeod tira in porta, è una stangata secca ma non ben indirizzata, la palla va a terminare abbondantemente alta sul fondo. 17° minuto di gioco allo stadio comunale di Torino, Juventus 0, Celtic 0. Pallone verso Bettega, però McAdam ha deviato la sfera che Provan ora ha indirizzato verso il compagno McCleskey. Bella finta di quest'ultimo che inganna Brio ma il pallone è riconquistato da Scirea, il quale tocca in direzione di Virdis, Virdis Furino, Furino ancora Virdis che ha le prese con McLeod e che preferisce dare direttamente a Zoff,
pallone verso Predi. Brio. Mekleske. Non tenuta la palla in campo, quindi ci dovrebbe essere una rimessa laterale nel settore prospiciente, quello della tribuna principale, a favore della formazione juventina. È Predi che si incarica della rimessa, deviando verso Tardelli, poi ancora Predi verso Bettega. Molto bello il gesto tecnico di Bettega, che ha deviato verso Marocchino. Il centro di Marocchino, Virdis, il portiere anticipa tanto Furino quanto Virdis, e poi c'ha anche il beneficio del gioco pericoloso in suo danno da parte del direttore di gara belga Alex Ponné. La Juventus, rivediamo intanto questa bella parata del portiere Bonner. La Juventus è incuorata a gran voce dal pubblico di Torino, fittissimo come dittovi sugli spalti. Intervento di Tardelli con passaggio a Bettega, che ha controllato bene, ma poi si fa raggiungere da McLeod, che commette comunque fallo in suo danno, quindi a calcio di punizione in favore della Juventus. Il tocco verso Predi, il passaggio verso Bettega, gli è sfuggito a McLeod. Lo scambio, il tiro ribattuto da McAdam. Provano McLeod, il numero 3 Reed, un passaggio verso McGarvey, intervento di Brio. È stato commesso fallo da McGarvey e quindi viene battuto questo calcio di punizione. Riceve la palla il numero 7 Marocchino. Marocchino messo a terra fallosamente da Burns. Abbiamo un calcio di punizione in favore della Juventus. E siamo a una 35ina di metri dalla porta di Bonner. Il pallone sarà probabilmente battuto da Gentile. Ecco Gentile, Brio, ancora un colpo di testa di Tardelli, poi ancora Predi, poi ancora Virdis, allontana in due tempi la palla il numero 5 McAdam, cerca di farsi luce ancora Brio, il passaggio in direzione di Caprini che centra immediatamente, pallone calciato da Tardelli che vediamo di spalla con il numero 8, ma questa volta Tardelli non ha colpito bene la palla, che è terminata sul fondo. Rivediamo la manovra, pronto il tiro di sinistro un po' troppo alto, e intanto riceve la sfera Aitken, che scambia con McAdam. Servito nuovamente Bonner. A centrocampo McLeod. McLeod ha cincischiato, è stato raggiunto da Marocchino. Riceve ora la palla Bettega. Furino. Predi. Predi si porta su due avversari. Ora c'è questo recupero di Gentile. La palla è terminata al lato. Rimette la palla in gioco il Celtic con Provan alla destra del Celtic e della nazionale di Scozia. È uscito anche lui da una contrattura muscolare, ma è in grado questa sera di svolgere il suo lavoro. Attenzione a McGarvey che centra teso. Tentativo di tiro di Sullivan, colpo di testa di Provan, pallone controllato da Gentile. Gentile lascia uscire la palla e di conseguenza beneficerà della rimessa laterale. Se ne incarica Furino. Furino Scirea. Scirea Marocchino. Intervento di Bettega, non riuscito il passaggio sulla destra, intervento di McLeod che ha servito il numero 5 McAdam, il quale tenta il servizio verso McCluskey. Corner in favore del Celtic. E il primo corner per gli scozzesi, anche la Juventus ha avuto un tiro dalla bandierina. Siamo al 22esimo minuto di gioco del primo tempo, risultato sempre 0-0, vediamo Zoff, vediamo Brio, vediamo Furino di spalle. Batte Burns e tenta il numero 2 Mois, deviazione di Zoff e nuovamente calcio d'angolo. Pericoloso questo colpo di testa del numero 2, cioè di Mois, il sostituto di McGrain. Questa volta batte da destra Provan.
23esimo minuto esatto di gara in questo istante. C'è un assembramento davanti alla porta difesa da Zoff, vediamo Gentile che parla con l'arbitro unitamente a McGarvey. Questi due uomini sono sempre stati vicini dall'inizio della partita, mentre come detto Vibrio si occupa di McCluskey. La palla verso Sullivan che sbaglia completamente il tiro al volo di sinistro. C'è Bettega alle prese con Burns. Buon lavoro di Bettega, passaggio in direzione di Furino. Furino tiene in campo una sfera difficile, però non può indirizzarla con precisione e ha ribattuto in difesa Aitken. Poi Burns, poi McLeod. Ancora uno scontro a centrocampo, era coinvolto anche Marocchino, un colpo di testa di Moyes. Un colpo di testa non bello, questa volta di Scirea, recupero di Caprini, pallone verso Bettega. Bettega che cade a terra, McLeod, Sullivan. Il passaggio è sbagliato. Può intervenire in un primo tempo Furino, successivamente Scirea, il passaggio verso Brio e da questi a Furino. Furino tenta il pallonetto verso Marocchino. Marocchino lungo la linea laterale del campo, la palla è fuori ma rimette in gioco la formazione juventina. Ed è Furino pronto a questa incombenza. Siamo al 24esimo minuto del primo tempo, sempre 0-0. Sulla sfera Sullivan, che è stato messo a terra da Brio, che aveva in precedenza mancato un intervento sul pallone. Sta per battere questo calcio di punizione Aitken. Deviazione verso Reed. Ritorna il pallone verso Aitken. In profondità verso McGarvey, alle prese con Gentile che anticipa lo scozzese. Riprende Reed, ha tentato un controllo difficile, non gli è riuscito, la palla è a lato, la rimette in gioco la Juventus con un passaggio verso Marocchino. Marocchino tocca in direzione di Scirea. Scirea devia sulla destra verso Tardelli. Tardelli ancora verso Virdis, bello questo passaggio in direzione di Scirea, che non riesce a tenere in campo la palla centrandola da destra. Era un pallone per la verità un po' ballonzolante, lo ha colpito male Scirea e non è riuscito a centrare. Comunque si stanno ripetendo gli sganciamenti offensivi del libero della Juventus, sganciamenti offensivi che nelle prime tre giornate del campionato hanno fruttato ben tre reti alla formazione juventina. Ed ecco Bonner che manda a centrocampo nel settore di Furino. Furino Predi, fallo su Predi, palla messa a terra, il fallo è stato di Sullivan, la battuta è di Predi in direzione di Gentile, Gentile tocca in direzione di Virdis, Virdis in direzione di Bettega, finta molto bella, Marocchino, Predi, Predi Cabrini, Cabrini ostacolato dal numero 2 Moyes, ancora Cabrini, Predi, un tocco delicato in direzione di Marocchino che cade al limite dell'area, non c'è fallo però e il pallone ora è giocato da Provan. Provan manda a centrocampo, la situazione è controllata da Brio, passaggio in direzione di Furino, intervento di Sullivan, intervento di Scirea e passaggio di Scirea in direzione di Bettega che in finta voleva liberarsi di un avversario ma non vi è riuscito. Stanno riportandosi in avanti i giocatori del Celtic con il giocatore Burns. Un passaggio verso Provan un po' troppo lungo. Controlla la situazione Cabrini. Lascia uscire la sfera. La rimetterà in gioco il portiere Zoff. Partita difficile per entrambe le squadre. Non vi sono stati molti tiri in porta. Effettivamente si tratta di scacchiere bene organizzate. Per gli attaccanti il compito è severo, tanto per quelli che vestono la maglia bianconera quanto per chi ha sulle spalle il verde del Celtic. Ecco l'incitamento per la Juventus, questo bel colpo di testa di Tardelli, pallone verso Bettega, ancora Tardelli, servito Predi, ha perso il tempo per tirare, ha liberato Moyes, poi c'è un fallo su Brio di McGarvey, ma probabilmente il direttore di gara non è della nostra opinione perché accorda il calcio di punizione alla formazione scozzese.
ovviamente il direttore di gara avrà ragione perché si trova più vicino di noi al gioco. Il pallone è collocato a terra per la battuta del calcio di punizione che sarà effettuata dal numero 4 Aitken. E qui vedete che il direttore di gara belga desidera che vengano rispettate le distanze. Lo stesso Aitken batte lungo e c'è la ribattuta di Tardelli con un pallone indirizzato verso Virdis. Potrebbe anche tirare in corsa Virdis, ecco il tiro di sinistro, rete di Virdis. Siamo al 20° minuto del primo tempo. Notate gli abbracci dei giocatori in casacca bianconera. Ha fatto tutto Virdis, il sardo recuperato dalla squadra torinese. Riosserviamo la manovra. Ecco Virdis che è partito da metà campo, si incunea nel vivo della difesa, si porta il pallone sul sinistro, tira, il portiere è sorpreso, devia la sfera, non riesce ad arrestarla, la palla termina in fondo al sacco. 20° minuto, viene pareggiato il conto di Glasgow. Da questo momento le due squadre si trovano sullo stesso piede di parità. Azione di Burns. Sulla palla Shirea, disturbato da McCluskey. Il pallone calciato al lato. La rimessa in gioco a beneficio della formazione ospite. Intanto c'è un grande entusiasmo sugli spalti. E lo si comprende perché il punto di Virdis è uno dei quei punti che possono infiammare uno stadio. Una rete molto bella, una prodezza del giocatore bianconero che ha superato ogni sbarramento difensivo ed è riuscito anche a tirare con l'anticipo necessario per mettere fuori causa anche il giovane Bonner, portiere del Celtic. Pallone che termina al lato e ancora applausi per Virdis. Virdis in questo momento è nel settore destro dell'attacco, mentre Marocchino si è spostato a sinistra. Il Celtic marca a zona, non a uomo, quindi in questo momento Marocchino è sorvegliato non da Reed ma da Moises. Pallone di McAdam. Colpo di testa di Brio, pallone verso Tardelli, rovesciata di Tardelli, Virdis, pallone a Brady. Avanza Brady, scatto di Marocchino anticipato dal portiere Bonner. Le manovre sono belle, non sempre è possibile concluderle tempestivamente, ma nella articolazione del gioco è senz'altro superiore la formazione juventina. Colpo di testa di Gentile. Pallone che esce dal terreno e che sarà rimesso in gioco dal numero 3 Reed. Siamo al 31° del primo tempo. Vi ricordiamo che il Celtic realizzò la rete del successo per 1-0 in casa, ottenendo il punto al 21° della ripresa con un tiro di McLeod deviato involontariamente da Shirea. C'è un giocatore del Celtic che evidentemente in uno scontro ha riportato la peggio, si tratta di McGarvey, il centroavanti. Vediamo il direttore di gara belga che allontana i giocatori bianconeri. Seguivamo la palla e quindi non possiamo dirvi esattamente cosa è capitato. Intanto l'arbitro chiama il massaggiatore perché si rende necessaria una pronta assistenza all'infortunato. Finora la partita è stata giocata con cavalleria dalle due squadre e dobbiamo sottolineare il clima di fair play che ha caratterizzato anche l'incontro d'andata giocato in terra di Scozia. Il presidente Boniperti della formazione bianconera ha tenuto a rilevare il comportamento molto elegante, molto sportivo sia dei dirigenti che dei giocatori e anche del pubblico nella partita d'andata giocata dalla Juventus in trasferta. Quindi ci auguriamo che questo incontro possa continuare sui binari della massima sportività per onorare il calcio e lo spettacolo in una partita che ha una degna cornice di pubblico come se fosse una vera finale. McGarvey ha potuto riprendersi, ecco la rimessa in gioco proprio verso McGarvey che ha il solito anticipo da parte di Gentile che è costretto a mettere la palla in calcio d'angolo.
batte probabilmente ancora Burns. No, Burns non è lui che batte questo angolo. Attenzione a questa mischia, è stato però commesso un fallo sul portiere e quindi il direttore di gara concede un calcio di punizione in favore della Juventus. Probabilmente è stato McGarvey che ha disturbato irregolarmente Zoff che si accingeva ad intervenire. Nulla di fatto in questo episodio, siamo al 33esimo minuto del primo tempo, la Juventus è passata in vantaggio. Ed è sempre l'1-0 che contraddistingue questa fase della partita. Ecco un passaggio di Predi sul calcio di punizione in direzione di Scirea. Bettega, questa volta anticipato da Aitken, e questo pallone è ribattuto di testa dal giocatore Gentile in direzione di Furino, che è stato attaccato irregolarmente da Burns. Non viene fischiato il calcio di punizione, lo stesso Burns manda verso McGarvey. Gran lavoro di McGarvey, che è chiuso però nella morsa dei tre avversari e ora ricuce questa manovra per la Juventus. Virdis, che però colpisce male la sfera e la manda al lato. Rettifichiamo intanto il minuto nel quale è stata segnata la rete, non era il 20esimo, scusate il nostro errore di consultazione dell'orologio, era il 28esimo minuto, il minuto vincente per la Juventus. Al 28esimo Virdis ha portato in vantaggio la formazione bianconera. Attenzione a Marocchino. Marocchino supera due avversari, può liberare tuttavia Aitken, il numero 4. Ha dovuto bloccarsi per l'attacco di Tardelli. Poi ha servito Burns, ecco un passaggio verso Moyes. Il controllo un po' difficoltoso di quest'ultimo. Poi c'è ancora questo colpo di testa di Brio e questa iniziativa di Marocchino alle prese con McAdam, con pallone però che esce al lato e che sarà rimesso in gioco dalla formazione juventina. Sono trascorsi 7 minuti da quando Virdis ha messo nel sacco il pallone dell'1-0, ora è ancora Marocchino in azione, ripete il tiro, colpisce il palo, ripete il fantastico tiro di inizio partita e colpisce netto l'incrocio dei pali. Veramente Marocchino, un atleta da tenere in osservazione anche da parte, pensiamo, del nostro amico Berzot, perché è un giocatore che ha delle grandi qualità e come vedete possiede anche un tiro molto forte e aggiustato. C'è un calcio di punizione ancora a beneficio della Juventus. L'arbitro sta scrivendo qualcosa e pensiamo che abbia ammonito McLeod. Ammonito McLeod esattamente al 36esimo minuto del primo tempo. Si prepara Predi, siamo a 38 metri, 40 metri dalla porta di Bonner. Ecco il passaggio in direzione di Marocchino. C'è stato un vistoso errore da parte di Aitken, ma non c'era nessun bianconero per sfruttare questa occasione e la palla è giunta comoda a Bonner, che ha servito il numero 8 Sullivan, gli ha tolta la sfera Predi, sempre Predi, Marocchino tira, c'è una deviazione all'ultimo istante, il tiro di Marocchino è stato deviato da Moyes e abbiamo il secondo calcio d'angolo in favore della Juventus. Avete visto il numero 2 che ha deviato il tiro di Marocchino. Corner già battuto e pallone a Marocchino, riesce il tunnel su Provan e poi ha allontanato di forza, come ha fatto spesso dall'inizio della partita, il numero 4 Aitken. Momento un po' difficile per il 21enne Bonner, estremo difensore della formazione scozzese, si appresta ad effettuare
Virdis il tiro, un altro tiro micidiale. Cabrini aveva servito Virdis, che ha tirato un bolide proprio sul portiere che si è salvato in extremis. E ancora la Juventus all'attacco, ma questa volta il pallone è di Aitken. La palla indirizzata verso il numero 5, McAdam. Accusa un certo disagio la formazione del Celtic in questa partita per l'assenza del suo difensore maggiormente conosciuto ed esperto, e cioè McGrain. E intanto McLeod tenta il tiro di sinistro, attenzione Zoff, era una palla che gli rimbalzava davanti, poteva essere pericolosa, infatti lo è stato, ma Zoff con la sua esperienza si è mosso al momento giusto ed è riuscito a mettere, come rivediamo, il pallone in calcio d'angolo. Sono quei tiri che cadono dall'alto, difficilmente controllabili per i portieri, comunque Zoff è riuscito a deviare. Intanto c'è questa manovra della formazione del Celtic, in area di rigore viene bloccata questa iniziativa e c'è fallo di McCleskey. McCleskey è la seconda punta della formazione diretta da Billy McNeil, ex giocatore. L'altra è McGarvey, che finora è stato molto ben sorvegliato dal centro avanti McGarvey. Pallone deviato da Bettega, lo scatto di Marocchino che però è partito un po' in ritardo e ora cade dopo essersi scontrato con Aitken. Sarà probabilmente accordato il calcio di punizione a favore della Juventus per l'intervento di Aitken, il numero 4, in danno di Marocchino. Sulla palla sono Brady e Gentile. Gentile tocca a Brady. Brady ha davanti a sé Burns. Ecco Virdis che tenta di deviare, ecco Provan che aiuta la difesa, ecco McLeod che ha anticipato, Bettega, tiro, rete! Ha realizzato Bettega un fantastico tiro al 40° minuto del primo tempo. Stupenda anche questa segnatura, una prima deviazione di Virdis, un pallone che prova, manda ancora verso l'area, Bettega controlla, rovesciata. Pallone imparabile, una rete veramente stupenda, si getta bene Bonner ma non può arrestare la sfera. Rete di Bettega al 40° minuto del primo tempo, la Juventus è in vantaggio ora nel computo delle due partite per 2-1. Sulla sfera McLeod, deviazione verso McGarvey, fallo su McGarvey e calcio di punizione a beneficio degli scozzesi. Intanto c'è un entusiasmo. C'è un entusiasmo straordinario in campo, soprattutto per la bellezza delle due segnature, la prima di Virdis, la seconda di Bettega. Quando ha ricevuto il pallone a mezzo altezza ne ha per così dire smorzato la velocità con la coscia, si è girato prontamente su se stesso, ha angolato la palla di quel tanto per mettere fuori causa il portiere Bonner. E ora siamo a 4 minuti dal riposo, con questo calcio di punizione che il direttore di gara Alex Bonnet ha fischiato a beneficio della formazione scozzese. C'è questo gran tiro, un gran tiro di Sullivan con pallone che è andato a terminare sul fondo e rivediamo Zoff che finora è riuscito a mantenere intatta la propria porta. Vediamo Giovanni Trapattoni, il valido e bravo allenatore della formazione juventina da diversi anni, sicuramente soddisfatto fino a questo momento del comportamento dei suoi uomini. È stato commesso un fallo in danno di Brio da parte di McCleskey. Vi abbiamo detto come Brio sorvegli il numero 11 e come Gentile sorvegli il numero 9 del Celtic. Batte Scirea, pallone indirizzato verso Tardelli da Brady. Sempre Tardelli, non arriva il centro, ma c'è calcio d'angolo in favore della formazione juventina. La Juventus è in vantaggio anche per i tiri della bandierina, 4-3, mancano 2 minuti e mezzo al termine del primo tempo. Vediamo il preoccupato portiere scozzese, ecco il corner, di testa manca la sfera tanto Bettega quanto McAdam. E il pallone è portato avanti dal tornante del Celtic, Provan. Passaggio in profondità,
Pallone indirizzato verso Burns. Cattivo controllo non tanto di Burns quanto di McCluskey, che gli ha allungato troppo il pallone. Nulla di fatto in questo attacco del Celtic, e quindi la Juventus è sempre in vantaggio per 2-0 per la prima rete di Birdis al 28esimo del primo tempo, per la seconda di Bettega realizzata al 40esimo. È intervenuto Furino, è intervenuto Provan, il pallone indirizzato da Garvey, lo riprende Tardelli. Tardelli tra due avversari anticipato da McLeod. McLeod dopo un tackle vincente ancora la sfera, la indirizza sulla sinistra in direzione di McCluskey, ed è la Juventus che riparte con Brady. Brady molto bene, Marocchino. Marocchino non riesce a servire come voleva Bettega. Riceve nuovamente la palla Marocchino, viene affrontato da Aitken, la palla è al lato e siamo entrati negli ultimi due minuti del primo tempo. La partita, vi ripetiamo, era molto attesa a Torino, soprattutto per il fatto che si affrontavano due squadre mai battute dall'inizio del nuovo torneo nel rispettivo campionato. Sulla palla il numero 10 è precisamente Burns. Fallo su di lui, quindi calcio di punizione, il fallo è stato di Tardelli. Vi abbiamo già specificato lo schieramento tattico dell'una e dell'altra squadra, con le coperture di Tardelli su Burns, di Sullivan su Brady, di Cabrini su Provan, di Gentile su McGarvey, di Brio su McCluskey e così via. Ecco un colpo di testa in difesa di Bettega. Bettega utilissimo alla sua squadra anche in retroguardia. Poi Brady ha tentato un lancio su Marocchino che è stato anticipato da Aitken. Intervento di Provan, intervento di Brady, tiro di Brady e parata assai difficoltosa del portiere Bonner. Veramente una grande Juventus che fa gioco e che non si limita alla cucitura delle azioni, ma sa anche concluderle con poderosi tiri a rete, come abbiamo occasione di rivedere in questa circostanza. Bonner aveva già dovuto esibirsi in interventi del genere su un tiro tra l'altro di Virdis, questa volta è stato Brady, ora inquadrato, che lo ha impegnato a fondo. Ed ecco il triplice fischio del direttore di gara, si conclude per la Juventus in modo eccellente il primo tempo, con il pieno recupero della situazione rispetto all'andata a Glasgow. Una prima rete di Virdis dovuta ad una bellissima azione personale, una vera prodezza tecnica di Bettega che ha assicurato ai bianconeri il punto del 2-0. Signore e signori, ci risentiremo più tardi. Signore e signori, tornano a voi le immagini dell'affollatissimo stadio comunale di Torino. In questo istante state osservando Brio, Bettega e Cabrini. La Juventus ha soddisfatto ampiamente la platea nei primi 45 minuti. Oltre alle reti ottenute da Virdis e da Bettega, ci sono da ricordare i due gran tiri di Marocchino, il primo di poco alto, il secondo, intanto vedete Virdis, il secondo ribattuto dal montante in prossimità dell'incrocio dei pali. Poi vi è stato un gran tiro di Virdis, un altro tiro da distanza ravvicinata di Brady, mentre soltanto un timido tentativo lo ha fatto sul fronte offensivo Moyes, un difensore, nemmeno un attaccante della formazione scozzese. La partita comunque continua a rimanere molto emozionante anche per Trapattoni, che rivediamo in panchina, perché la Juventus, se dovesse subire una rete, il risultato tornerebbe in favore del Celtic. La Juventus non ha segnato in trasferta, il Celtic ha vinto per 1-0, quindi la Juventus con l'1-0 aveva in un primo tempo pareggiato il conto, ora in situazione di favore, ma una rete del Celtic rimetterebbe tutto in posizione abbastanza difficile per la formazione bianconera. Ecco un colpo di testa di Bettega, ancora una palla in direzione di Marocchino. Tardelli, malgrado lo scatto, non è riuscito a portarsi sul pallone e quindi avremo una rimessa in gioco in favore della formazione scozzese. Rimette in gioco il numero 3 Reed e il pallone verso Bonner, il quale devia verso Moyes, il sostituto dell'assente McGrain. Un passaggio lungo
colpo di testa di Gentile, che sta sempre anticipando con molta bravura il suo avversario diretto, cioè McGarvey, che è il cannoniere scelto della formazione del Celtic, è stato capocannoniere nel campionato trascorso per la formazione biancoverde. Rimessa in gioco già effettuata, intervento del difensore centrale McAdam. Sul pallone ancora Brady, che ha toccato in direzione di Furino. Furino è alle prese con due avversari. La rimessa in gioco viene affidata alla formazione scozzese. Se ne incarica il numero 8 e precisamente Sullivan. Altra rimessa in gioco con lo stesso giocatore. La palla potrebbe essere indirizzata verso McLeod. Viceversa, c'è stato l'appoggio in direzione di McGarvey ed è stato Gentile a toccare e a mettere il pallone a lato. Vediamo Furino che porge il pallone sempre al numero 8 della formazione scozzese, Sullivan. Non vi sono state sostituzioni, quindi si gioca con gli stessi effettivi del primo tempo e c'è Furino che mette questo pallone verso il centro del campo, un pallone che favorisce il difensore centrale Aitken. La palla ritorna però ancora su Furino, che tocca in direzione di Tardelli. Tardelli verso Bettega, Bettega verso Marocchino, Marocchino ancora verso Cabrini, Cabrini che tenta il tiro, anzi è Scirea che tenta il tiro, era Scirea che si era portato in posizione di tiro nella speranza di ripetere le sue conclusioni vincenti del campionato. Ora vediamo in azione Burns, il passaggio di Burns verso McGarvey, un passaggio lungo verso Moises, il terzino destro, replica, si porta nei suoi confronti anche Marocchino, c'è la deviazione di quest'ultimo e abbiamo il primo calcio d'angolo del secondo tempo in favore del Celtic. Ecco Zoff, ecco Brio, si attende il corner battuto da Provan, colpo di testa di Moyes, palla che va a terminare sul fondo, nulla di fatto. Lo stesso giocatore che in questo momento è inquadrato aveva effettuata una conclusione in una situazione più o meno simile nel primo tempo ed era stata la conclusione più pericolosa per il portiere della Juventus. Inquadrato Zoff, pallone verso Reed che viene anticipato da Virdis che ha servito a Bettega. Passaggio di Bettega verso Marocchino non riuscito. Intervento ancora di Reed, il terzino sinistro, con un passaggio verso McGarvey, fallo di Gentile. Palla collocata a terra, batte la punizione Reed in direzione di McLeod. Si è scontrato con Virdis, riparte Marocchino, sempre Marocchino che si porta nel settore dell'avversario Moyes. Centro, pallone di Brady. Bell'anticipo da parte di Aitken. Il passaggio verso McLeod. Questi cerca di far partire McCleskey, ma il passaggio non è esatto. Intervento di Scirea. Intervento di Provan. Pallone deviato da Gentile. Rincorso ancora da Provan e da Scirea. Scirea tocca per ultimo e rimessa laterale in favore del Celtic. Provan dalla destra, che in questo momento è in posizione di ala sinistra. Ha deviato il pallone verso McCleskey. Intervento di Cabrini, intervento ancora di Provan, passaggio di quest'ultimo, esce Zoff e blocca la palla sulla corrente McGarvey. Bella uscita di Zoff, si era incuneato pericolosamente davanti a lui il centroavanti McGarvey. Rivediamo questa manovra. Vedete il centravanti che si porta verso Zoff, ma c'è l'anticipo netto da parte del bravo portiere bianconero. Colpo di testa di Gentile, colpo di testa di Bettega, anzi di Virdis era il primo colpo di testa. Virdis questa volta ha tentato il tiro anticipando l'avversario, ma ha colpito male di esterno destro il pallone. La palla è andata a terminare fuori. Si riprende con questa iniziativa di Reed, il terzino sinistro del Celtic. Il passaggio verso McGarvey. L'intervento di Tardelli che anticipa Burns.
il colpo di testa di Reed, la schiacciata di McClaske e il passaggio al numero 10 e precisamente a Burns. Il passaggio a McAdam. McAdam in profondità in direzione di Provan. Pallone messo al lato. E c'è anche un calcio di punizione che viene accordato alla formazione bianconera. Sulla palla è Scirea. Pallone di Scirea, non nel settore dove erano i compagni. Ripresa la palla da Marocchino. Marocchino ha tentato un passaggio a Virdis, questa volta lo scambio non è riuscito. Ripartono con il numero 8 Sullivan, i giocatori in casacca verde. C'è un anticipo di Gentile sul centro avanti McGarvey. Il numero 7 Provan, effettuato lo scambio con Sullivan, ancora Provan. Provan ha servito McGarvey. McGarvey è rimasto sul posto e invano Sullivan ha cercato di sostituirsi al centravanti. Il suo scatto tardivo non gli ha permesso di far suo il pallone. Nulla di fatto in questo attacco del Celtic. Siamo al settimo minuto di gioco del secondo tempo. La Juventus è sempre in vantaggio per 2-0. Inquadrato Zoff. È stato commesso un fallo in danno di Scirea, in danno di Tardelli. Pallone collocato a terra mentre vediamo il portiere del Celtic, Bonner. Si appresta a battere il calcio di punizione, Gentile. Battuta di Gentile per Bettega. Bettega anticipato da Aitken, intervento di Furino. Furino Cabrini, Cabrini Bettega, Bettega Tardelli, anzi Bettega Bredi, sempre Bredi, bloccato Bredi, cerca di recuperare la sfera e vi riesce, ha deviato in direzione di Marocchino, Marocchino centra, colpo di testa del numero 4 Aitken e poi c'è un intervento dubbio a gamba alzata da parte di un giocatore in casacca verde, Virdis. Reed, ribattuta sullo stinco del giocatore bianconero e palla che perviene al portiere del Celtic. Provan, sempre Provan, fallo di Cabrini, battuto il calcio di punizione, riceve ancora Provan, passaggio di Provan in direzione di McGarvey, anticipato di forza da Gentile. Però Gentile ha un controllo questa volta difettoso, il pallone è terminato al lato e rimesso in gioco dal Celtic, lo gioca Provan, lo riceve McLeod, indirizzato ancora verso McGarvey, altro anticipo da parte di Gentile. Sulla sfera ancora Provan, che sta aiutando costantemente il centrocampo. Pallone verso il numero 4, cioè Aitken, deviazione verso Moyes. Ancora Aitken e ancora McGarvey, che questa volta è riuscito ad anticipare Gentile. Poi Sullivan. McClaskey. Centro di McClaskey. Scirea ha deviato in calcio d'angolo. Ha potuto beneficiare questa volta il Celtic di un intervento fuori tempo di Brio. E McClaskey ha potuto tentare il centro che poi Scirea ha deviato oltre il fondo. Ecco Brio con numero 5, anche Bettega in area di rigore, è partito il tiro. Zoff non fa tempo ad uscire, il pallone è già stato ribattuto, Moyes manda verso il portiere che questa volta blocca con grande facilità. E Moyes va prontamente a riprendere terreno in retrovia, mentre il pallone è indirizzato verso Tardelli. Deviazione a beneficio del numero 10 Burns e poi il direttore di gara ha fischiato un calcio di punizione a favore dei bianconeri. Vi abbiamo già detto come lo stadio sia assolutamente al gran completo, sono stati venduti oltre 66.000 biglietti,
il massimo di capienza dello stadio, poi ci saranno parecchi invitati. L'incasso record, ve l'abbiamo già precisato, è di 520 milioni. Ma attenzione a Marocchino, tiro! Il tiro è stato ribattuto dal numero 2 Moyes e il pallone è andato a terminare oltre il fondo. Calcio d'angolo per la Juventus. Finora hanno battuto 5 angoli i torinesi, 5 angoli gli scozzesi. Si appresta a battere Marocchino. Ha ribattuto il numero 4 Aitken. Riprende Cabrini. Non riuscito il passaggio in direzione di Brio. Lo stopper della Juventus che in azione di calcio d'angolo si porta frequentemente nell'area di rigore avversaria. Primo piano di Cabrini. Vi abbiamo detto come siano alle prese due squadre particolarmente titolate. La Juventus è una formazione che vanta 21 presenze nelle varie coppe europee, 10 partecipazioni alla Coppa dei Campioni, ha vinto una Coppa UEFA, 19 scudetti e 5 Coppe Italia. Anche la formazione del Celtic ha un pedigree di tutto rispetto, con 18 presenze nelle varie coppe europee, una vittoria nella Coppa Campioni del 1967 nella finale già ricordatavi di Lisbona. E poi ha vinto ben 32 titoli nazionali, 26 Coppe di Scozia e 8 volte la Coppa della Lega Scozzese. Ma torniamo alla partita, ecco Marocchino che viene anticipato da Moyes che ha deviato in direzione di McGarvey. Il centro è per McCluskey ed è stata molto pericolosa la deviazione di testa del numero 11 del Celtic. Rivediamo questo centro, la deviazione di McCluskey, è stato un momento indubbiamente difficile per la incolumità di Zoff. Il pallone è nuovamente al centro, tenta la deviazione Bettega, poi era intervenuto anche Brady, interviene Moyes, interviene il numero 5 McAdam, il pallone nel settore di Scirea. E qui c'è un fallo che viene commesso su McLeod e quindi verrà battuto un calcio di punizione. L'intervento falloso è stato del numero 10 juventino Brady. Siamo al 13° minuto del secondo tempo, sempre con la Juventus in vantaggio per 2-0. Batte il calcio di punizione McAdam. Ecco la punizione battuta. Tenta il tiro McLeod. La palla va a terminare sul fondo. McLeod è l'autore, ve lo ricordiamo ancora, del punto ottenuto dal Celtic nella partita d'andata, un tiro partito dal piede di questo giocatore che porta la maglia numero 6 con deviazione di Scirea, consentì al Celtic di assicurarsi il successo interno per 1-0. Ecco Zoff che manda a centrocampo, deviazione di Reed che ha anticipato Virdis. La palla verrà rimessa in gioco dal numero 8 della Juventus, Tardelli. Tardelli verso Bettega. Fallo su Bettega da parte del numero 5 McAdam. Ha battuto Tardelli, ancora verso Bettega. Scambio con Marocchino. Marocchino è chiuso tra due avversari. Riprende McLeod. Servito Burns, che però viene anticipato dalla maggiore velocità di Tardelli. Pallone verso Brady. Brady Virdis. Virdis bloccato dal numero 4 McAdam. E abbiamo la rimessa in gioco in favore del Celtic. L'ultimo a toccare il pallone è stato il giocatore bianconero. Pallone verso Burns. Tocco verso Provan, scatta in avanti anche Moyes, il numero 2, si propone sul settore destro, ma il passaggio è per McGarvey. McGarvey tenta di superare Gentile, Gentile resiste, il pallone va a terminare oltre il fondo. Non è calcio d'angolo. Primo piano di McGarvey e di McCluskey, le due punte della formazione del Celtic, che ora dovrà tentare di modificare il suo schieramento tattico, perché le due reti della Juventus del primo tempo hanno rovesciato la situazione rispetto al risultato della gara d'andata a Glasgow.
e la Juventus deve fare molta attenzione a non farsi superare, perché come dettovi, se il Celtic perde con una rete di scarto, segnando però a sua volta, passerebbe il turno per la norma che vige in caso di parità di risultato e di differenza reti. Contano di più le reti realizzate in trasferta. C'è questo intervento di Virdis, c'è questo passaggio di Furino, c'è il pallone indirizzato verso Marocchino. Marocchino poteva centrare, ha preferito dare indietro verso Furino, che tocca in direzione di Bredi. Ci sono quasi tutti i giocatori dello schieramento del Celtic in difesa. Bredi tenta il tiro, è un tiro che porta il pallone sul fondo, ma c'è stata una deviazione e quindi è calcio d'angolo. Primo piano di Bredi. La Juventus batterà il suo sesto calcio d'angolo. E batte Marocchino. Siamo al 16° minuto. Tenta Furino l'acrobatica deviazione di testa. Il capitano coraggiosamente si è gettato in tuffo, poteva anche essere colpito dall'avversario che gli era vicino. Non si vede bene da questa ripetizione questo suo colpo di testa, tutt'altro che scarso. E intanto Reed manda il pallone verso McCluskey, alle prese con brio. Ha avuto la meglio il giocatore scozzese, che apre sulla destra a beneficio di Moyes. Il centro di quest'ultimo, ancora McCluskey, la deviazione verso Zoff. Il pallone però si è impennato e ricaduto docilmente, e mentre McCluskey è rimasto contuso a terra, Zoff si appresta a rinviare lontano. Ancora Reed, il direttore di gara però ha fermato il gioco per permettere l'assistenza necessaria a McCluskey. Non vi è stata nessuna cattiveria da parte dello juventino che aveva vicino, e cioè brio, ma nello scontro agonistico qualche volta si possono anche riportare dei danni fisici. Comunque possiamo dirvi che la partita sino a questo momento si è sempre mantenuta in un clima di assoluta correttezza. Qui vediamo la panchina del Celtic, dove sono Letchford, il portiere di riserva e fratello del centravanti del Swansea, una formazione che è nelle prime posizioni del campionato inglese proprio per merito di Letchford, che segna reti a ripetizione. Nella panchina poi, come detto, ci sono McStay, Gardner, Conroy e Nicholas. Si è ripreso McCluskey e avremo una palla d'arbitro per riprendere il gioco, con Virdis alle prese con Burns. Ma il direttore di gara belga fa ripetere questo ingaggio, come si direbbe nell'hockey. Ed ecco Virdis che cerca di filtrare, è stato messo a terra Bettega ed è calcio di punizione per la formazione della Juventus. Abbiamo superato il 10° minuto di gioco del secondo tempo. Batterà Bredi, che fino a questo momento non sembra avere risentito della contrattura muscolare che l'ha obbligato a rinunciare alla partita d'andata a Glasgow. Colpo di testa di Aitken. Intervento di McLeod, servito Burns, un passaggio ancora in direzione di McCluskey, intervento di brio, intervento di Scirea, attende la palla Cabrini, riceve, si offre Bettega, viene servito viceversa Marocchino, su Marocchino si è portato McAdam. Marocchino tenta il dribbling in posizione difficile, mette al centro, ma sulla sfera c'è Aitken che controlla e la palla è poi andata a terminare al lato. Rimette in gioco Cabrini. Intervento mancato da parte di Aitken. Sul pallone ancora Bredi. Recupero da parte del numero 10 Burns, con un passaggio verso McLeod e un servizio di quest'ultimo verso Moyes. Il numero 2, sempre pronto a portarsi in avanti, ha servito a Sullivan. Centro di Sullivan, colpo di testa di Tardelli, ha ripreso Bettega, ha girato elegantemente la sfera in direzione di Scirea. Ancora Marocchino, ancora Virdis, era riuscito
a perfezionare un tunnel in danno del primo avversario, è stato bloccato dal secondo, poi interviene Burns sul quale commette fallo Virdis. Calcio di punizione di conseguenza in favore del Celtic al 20° minuto del secondo tempo. Il passaggio di Burns, l'azione di Provan, la rimessa in gioco di Reid, il servizio verso il numero 9 McGarvey e poi il passaggio verso Sullivan. Sono sempre molto ben marcati gli scozzesi. Sullivan, intervento di brio, intervento liberatore che porta il pallone verso l'altro numero 5 della partita, McAdam. Ora gli scozzesi si portano più spesso in propensione offensiva, ancora la sfera verso McAdam, ancora un passaggio lungo, il controllo da parte ancora di Brio, intervento anche di Furino, poi intervento di Gentile, un passaggio di McLeod, McGarvey che tenta il tiro, non riesce, ha liberato Scirea in direzione di Cabrini che tocca in direzione di Virdis, sempre Virdis, doppio scarto, molto bello, tiro effettuato di forza. Vediamo Bettega che applaude il compagno per avere tentato un tiro non facile dopo l'eccellente lavoro in dribbling. Vedete che il pallone non passa lontano dai pali della porta del giovane Bonner. Applausi di conseguenza per Virdis. La Juventus comunque è un po' meno offensiva nel corso di questo secondo tempo, forse perché paga un poco lo sforzo generoso della prima parte della partita. Comunque staremo a vedere, siamo al 22° minuto e sempre comunque in vantaggio la formazione di Giovanni Trabattoni per 2-0. Ora c'è Marocchino che conquista questo pallone, tenta il tiro gli viene ribattuto da McAdam e ripartono i giocatori del Celtic con McLeod, mentre scatta sulla destra Sullivan, riceve Sullivan, gli si avvicina Furino che lo aveva lasciato un po' libero, ancora Sullivan, vediamo Moyes che si fa servire il pallone, centra immediatamente quest'ultimo in direzione di Burns, colpo di testa di Burns, parata facile del portiere Zoffo, inquadrato Burns il numero 10, il suo colpo di testa comunque non aveva la necessaria pericolosità per impensierire l'anziano ma sempre validissimo portiere bianconero. E intanto ci sono due giocatori che si stanno scaldando, sono Fanna e Bonini. Bonini che ha giocato nella partita d'andata a Glasgow al posto di Brady. Ora sul pallone è Moyes alle prese con Marocchino. Il giocatore in casacca verde ha calciato al lato e abbiamo di conseguenza una rimessa in gioco in favore della formazione locale. Rimessa in gioco già effettuata, pallone Marocchino alle prese con Moyes, centro di sinistro, intervento del giocatore McAdam e pallone verso Provan che è anticipato però da Brady, sempre Brady. Brady ancora in dribbling, colpo di tacco non riuscito lo scambio con Marocchino ed ora c'è uno dei due difensori centrali e precisamente Aitken che ha liberato verso McGarvey. Quest'ultimo tiene bene in campo la sfera prima di servirla a McLeod. Fallo su McLeod di Cabrini. Noterete che non c'è assoluta animosità tra gli atleti in campo. Si è prontamente scusato il giocatore bianconero che ha commesso il fallo e ora verrà battuto mentre vediamo ancora di spalla McLeod, un calcio di punizione in favore del Celtic al 24° minuto del secondo tempo. Attenzione a McGarvey, è in offside, non può essere convalidato a questo punto per la posizione irregolare del giocatore. Il direttore di gara aveva già fischiato quando McGarvey, ricevuto il pallone sulla battuta di calcio di punizione, lo aveva poi deviato nella rete di Zoffo. Quindi nulla di fatto per questo punto irregolare. Intanto Fanna e Bonini si stanno scaldando e avranno di conseguenza la possibilità di partecipare anche loro allo sforzo dei compagni nella speranza di poter superare il turno di Coppa dei Campioni. Marocchino alle prese con il numero 4 Aitken, fallo di quest'ultimo.
I due difensori centrali del Celtic non sono molto agili, hanno una certa lentezza e qualche volta quando attaccano l'avversario fatalmente finiscono per commettere il fallo. La palla è collocata a terra da Brady, mentre vediamo che Brio abbandona le retrovie e si porta in posizione utile nell'area di rigore. È tutto spostato sulla destra, forse Brady lo cercherà. È Virdis che ha deviato di testa, ma è partito un pallone centrale che non ha impensierito oltre misura il portiere Bonner. Virdis che aveva effettuato un bel tiro poco fa dopo un dribbling vincente insistito, questa volta di testa ha impegnato il portiere avversario. Attenzione a Provan che tocca in direzione di Sullivan, ancora Provan, servito McLeod, ancora Sullivan, colpo di testa del giocatore Gentile sul quale è stato commesso fallo. Calcio di punizione già battuto che l'arbitro però tuttavia farà ripetere. Passano i minuti, siamo al 26esimo del secondo tempo, situazione sempre tesa al Comunale di Torino perché, ripetiamo, c'è sempre il pericolo che segni per la Juventus una rete il Celtic e in questo caso il vantaggio dei giocatori di Trapattoni andrebbe ad esaurirsi. Intanto c'è questa deviazione in direzione di Bettega, sempre Bettega. Bel passaggio per Virdis, sbagliato un primo tiro e il secondo non è riuscito per l'eccellente uscita del portiere Bonner. Avete visto intanto come si è rimasto male l'allenatore dei bianconeri per questa conclusione non azzeccata da Virdis. Il primo tiro era sbagliato, il secondo ravvicinato è proprio sul portiere. Comunque c'è più bravura da parte del portiere che demerito da parte dell'attaccante bianconero. Senza l'uscita pronta del giovane Bonner, Virdis probabilmente sarebbe riuscito a realizzare il prezioso punto del 3-0. Calcio di punizione per fallo di Cabrini. Anzi, non è calcio di punizione, è semplice rimessa laterale a favore del Celtic. Ed è Bonner che serve Reed, il terzino sinistro. In questo momento c'ha qualche spazio davanti a sé. Preferisce servire corto Burns, che azzecca il passaggio in direzione di McAdam. Servito McCluskey. Ancora McCluskey. Ora a metà campo controlla la sfera Virdis. Per la norma del vantaggio l'arbitro avrebbe anche potuto far continuare il gioco, comunque ha fischiato il calcio di punizione che è stato battuto da Forino in direzione di Brady, poi palla a Scirea e da questi a Marocchino. Marocchino avrebbe il tempo per centrare di destro, ecco il centro, di testa Virdis, stupendo riflesso di Bornes, di Bonner che devia in calcio d'angolo. Rivediamo le due punte bianconere, il centro, il colpo di testa, bravo Virdis e bravo anche Bonner. Da notare che Virdis è l'unico giocatore bianconero che sia riuscito per tre volte a tentare il tiro nel corso del secondo tempo, mentre nel primo tempo le grandi bordate erano state anche di Marocchino e di Brady. Il calcio d'angolo è battuto da Marocchino, ha ribattuto Aitken. Pallone di Brio, Tardelli, Marocchino. Marocchino che scarta sul posto Burns, scambia con Virdis. Prima che possa intervenire però Marocchino, la palla è stata deviata in calcio d'angolo da Reed. È l'ottavo calcio d'angolo che sarà ora battuto in favore dei bianconeri quando ci avviciniamo alla mezz'ora di gioco del secondo tempo, contro i cinque angoli del Celtic, tre dei quali nel primo tempo. Batte ancora Marocchino, ecco la battuta di Marocchino, il colpo di testa di Provan. Tardelli si prepara il sinistro ma non fa tempo a tirare, Brady sbaglia la conclusione e il pallone va a terminare sul fondo. Rimane un po' deluso il giocatore Brady, che comunque ha disputato un incontro soddisfacente tenendo conto che rientrava da un infortunio.
ed ecco Bonner, al quale è rimasta indubbiamente la soddisfazione negli ultimi episodi di riuscire a contenere il disavanzo. Sono state molto belle le sue due parate, la prima uscendo su Virdis e la seconda deviando in corner il colpo di testa che sembrava molto pericoloso dello stesso giocatore bianconero. Zoff non ha avuto, per la verità, un lavoro altrettanto difficile in questa partita. Ecco la mezz'ora superata, siamo anzi al 31esimo minuto del secondo tempo. Ovviamente, se non cambia il punteggio, sarà la Juventus a qualificarsi per il turno successivo. Bel dribbling di Virdis con un passaggio a Bettega. Bettega Virdis, salvataggio da parte di McAdam e pallone verso Provan. Le punte rimangono sempre due della formazione scozzese, McCleskey il numero 11, McGarvey il numero 9. Ecco McGarvey servito, Gentile lo anticipa. Effettivamente Gentile è stato molto bravo nel sorvegliare il centroavanti del Celtic, non gli ha mai concesso un tiro che è uno sulla palla Furino. È stato commesso fallo e quindi verrà battuto un calcio di punizione in favore della Juventus. Tempo, ve l'abbiamo già detto, ideale, una serata addirittura estiva, un terreno in perfette condizioni, solo leggermente viscido in superficie per la pioggia dei giorni scorsi. Si appresta a battere questo calcio di punizione al 32esimo minuto del secondo tempo Scirea in direzione di Virdis, anticipato quest'ultimo da McAdam. Il pallone viene rincorso da Tardelli. Tardelli Furino, Brio Furino, è stato commesso un fallo su Brio e viene di conseguenza richiamato sia pure verbalmente il giocatore Burns. Pallone collocato a terra da Scirea. Di punta rimangono Bettega, Virdis e Marocchino, ma con lo spostamento delle due estremi. In questo momento Virdis è nel settore destro mentre Marocchino si è spostato a sinistra. Si stanno sempre scaldando Fanna e Bonini, ma l'arbitro ha qualcosa da dire al giocatore Brio. Comunque si tratta di osservazioni verbali senza conseguenze. Ecco la battuta di Scirea nel settore di Virdis. Ora c'è Bettega alle prese con Aitken, ancora Bettega, un salvataggio della difesa in casacca verde, ancora Virdis che tenta da posizione molto angolata la conclusione di scarse possibilità per far centro. Comunque è sempre Virdis, anche se qualche volta il tiro non gli riesce, che tenta la conclusione in questo secondo tempo. Siamo al 33esimo. Grande entusiasmo sugli spalti, ci sono anche circa 1500 paladini della formazione del Celtic. Ecco un bel lancio in direzione di McGarvey, ha commesso fallo su di lui Gentile e quindi c'è un calcio di punizione in favore degli ospiti. La palla è collocata a terra da McLeod, ma sarà probabilmente Provan o Sullivan ad incaricarsi della battuta. Sicuramente Provan. Vediamo Moyes che si è spostato tutto a sinistra, il numero 2, il terzino destro, e che alza il braccio per farsi servire il pallone. E vediamo anche Bettega che si è portato in area di rigore per aiutare i compagni. Ecco la battuta di Provan, il pallone verso Moyes, l'intervento di Zoff, ma il direttore di gara concede un calcio di punizione alla Juventus per un fallo commesso proprio davanti al portiere bianconero. E i minuti passano, siamo già al 34esimo, quasi al 35esimo minuto, una Juventus brillantissima nei primi 45 minuti, un Celtic che ha cercato, dopo essere stato superato due volte, di migliorare il suo punteggio, ma a parte una deviazione di testa di McCluskey nel corso della ripresa, non vi sono stati grossi pericoli per la porta di Zoff. È tuttavia un po' calata la continuità offensiva dei bianconeri, che hanno avuto soltanto in Virdis un uomo pronto al tiro, non vi sono state altre manovre pericolose da parte dei giocatori in casacca bianconera. Ma ora verranno effettuati i due cambi. Esce Brady,
ed entra Bonini tra gli applausi del pubblico. Ecco il numero 14 che si annuncia al direttore di gara. Il cambio Bredi Bonini ha luogo al 35esimo minuto del secondo tempo. La maglia di Bonini porta il numero 14. È un giocatore che proviene da San Marino, giocava nel Cesena. Attenzione a questo intervento di Bonner. Il pallone è deviato a centrocampo. Brio anticipa McCloskey, Tardelli rovescia in direzione di Furino. Furino si difende tra due avversari, uno dei quali è Sullivan, poi perde la sfera, la riconquista Sullivan, la tocca in direzione di Burns e poi c'è fallo di Bonini. Bonini è intervenuto fallosamente su Sullivan, quindi il Celtic può battere un calcio di punizione quando siamo al 36esimo minuto e mezzo del secondo tempo. Continua intanto la tensione in questa partita per la situazione che conoscete, finta di Sullivan che viene tuttavia bloccato da Shirea che ha passato la palla a Marocchino che viene messo a terra fallosamente da Aitken. Ci sarà sicuramente l'ammonizione per il numero 4 Aitken, ammonizione che già è scattata al 36esimo del primo tempo per McLeod. E anche al 36esimo della ripresa, allo stesso minuto, abbiamo un nuovo intervento del direttore di gara con cartellino giallo, questa volta per Aitken. Si prepara Furino. Il passaggio di Furino verso Bettega, che però è anticipato da Moyes. Riprende Marocchino, tiro di Marocchino respinto, Virdis, anche il tiro di Virdis ha trovato un ostacolo e la palla non è entrata in rete. Intervento di Furino e rincorsa di Shirea che fa tempo a servire Zoffa. In due occasioni, nella mischia precedente, come abbiamo occasione di rivedere, la situazione per il Celtic è divenuta assai ostica. Prima ha tentato Marocchino, successivamente Virdis. E poi il pallone è stato da Sullivan allontanato a centrocampo. Momento poco fortunato quest'ultimo, comunque la Juventus è sempre in vantaggio per 2-0, ma il Celtic non ha certamente rinunciato a combattere. Sulla palla Virdis, il pallone è toccato da Tardelli, la rimessa laterale giustamente viene accordata al Celtic, se ne incarica Burns verso McLeod che anticipa Bonini toccando verso Provan. Da Provan a Sullivan, ottimo l'arresto di quest'ultimo, passaggio a McLeod, servito Burns, scatta in avanti anche Reed, il terzino sinistro, tutti gli uomini sono marcati, è difficile trovare un compagno libero, servito McGarvey, il quale tocca a Reed, Reed ancora a McGarvey, il solito ostacolo di Gentile. Abbiamo l'impressione che il direttore di gara abbia voluto concedere un calcio di punizione in favore della Juventus o semplicemente la rimessa laterale. È soltanto rimessa laterale, non poteva esserci il calcio di punizione per la verità. Ecco Shirea, un po' stanco anche lui che non controlla questo pallone che va a terminare al lato. E intanto si guardano i cronometri allo stadio comunale di Torino. Siamo al 39esimo, mancano ancora 6 minuti al termine dei tempi regolamentari. Comunque non ci saranno sicuramente tempi supplementari. Ecco un passaggio di Virdis, Bettega non ha potuto controllare, il pallone perviene a Bonner. I supplementari avrebbero potuto esserci soltanto in caso di vittoria nei tempi regolamentari di 1-0 per la Juventus. In questo modo sarebbe stato pareggiato il conto dell'andata a Glasgow. Ora sul 2-0 è la Juventus che si trova in vantaggio, ma deve vincere con due reti di scarto, quindi la situazione è ancora fluida. Pallone deviato al lato che verrà rimesso in gioco da McAdam, lo ha calciato Cabrini. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di questo infuocato incontro. Tutto il pubblico sta incitando la formazione bianconera. Il pallone sta andando sul fondo, nulla di fatto, si riprende dalla linea della porta del portiere Zoff.
Nessuna sostituzione ha avuto luogo nelle file della formazione diretta da Billy McNeil, cioè il tecnico del Celtic, mentre Trapattoni ha rinunciato a Brady poco fa per far scendere in campo Bonini. Ecco Zoff che manda nel settore di Bettega e di Virdis, il pallone deviato da Moyes, intervento di Tardelli, intervento di Bonini, intervento di Moyes, intervento di McCluskey, Brio che calcia sull'avversario ma riprende Bonini, si difende bene da un avversario Bonini e tocca in direzione di Virdis, Virdis, Tardelli, Tardelli alle prese con Reid. Ha fintato l'avversario, ha toccato corto a Bettega che ha servito Virdis, marocchino, fallo sul marocchino del numero 4 Aitken. Il calcio di punizione viene battuto al 41esimo minuto e mezzo del secondo tempo con la Juventus sempre in vantaggio per 2-0, reti di Virdis al 28esimo e di Bettega al 40esimo sempre del primo tempo. Il pubblico sta incitando a gran voce la formazione bianconera, ecco Tardelli, ecco Virdis, deviata la palla con abilità, il pallone ha superato la trasversale ed è andato a terminare sul fondo. Ed è il quinto tentativo di Virdis nel corso dei secondi 45 minuti, bella anche questa volta la sua girata di testa, anche se poco fortunata. 3 minuti al termine di una partita che si annunciava indubbiamente insidiosa per i bianconeri e per il vantaggio del Celtic ottenuto nell'andata e per il fatto che anche in trasferta si pensava che la formazione scottese potesse esibirsi con bravura. Intanto è avvenuto un secondo cambio, è uscito il bravo Virdis e al suo posto è entrato Fanna che veste la maglia numero 16 che potrà giocare soltanto gli ultimi 2 minuti e mezzo di questa partita. Ecco Zoff che manda centrocampo verso Bettega, Bettega devia in direzione di Marocchino, Marocchino Bettega, anzi Marocchino Furino che ha toccato la palla con la mano e di conseguenza ci sarà un calcio di punizione in favore del Celtic che spera di concludere in extremis con l'azione che potrebbe assicurargli il superamento del turno. Ecco un colpo di testa ancora di Gentile, una palla che è stata allontanata da Furino, Furino che indica ai compagni di portarsi in avanti, il pallone calciato da Aitken, ribattuto ancora da Gentile, intervento mancato da parte di Bonini e pallone allontanato da Brio. Oramai si gioca in un clima di alta tensione, i giocatori sono presi anche da un certo nervosismo perché da una parte non si vuole perdere il vantaggio acquisito, dall'altra si tenta in ogni modo di recuperare una situazione che si è compromessa nel primo tempo. Siamo al 43esimo minuto, quasi 44esimo della ripresa, sempre sul 2-0 per la formazione locale, batte il calcio di punizione Scirea. Tutta la folla è in tumulto perché spera che la Juventus possa conservare il vantaggio del primo tempo. Battuta di Scirea, Bettega anticipato da Moyes, intervento di Furino, intervento di Cabrini, pallone verso Marocchino, Marocchino alle prese con Provan e con Moyes e quest'ultimo mette la palla al lato. I minuti passano, siamo al 44esimo minuto, 30esimo secondo, un grido solo al comunale, Juve, Juve, la palla verso Marocchino che potrebbe servire Bonini, sempre Marocchino, forse riuscirà ad ottenere il calcio d'angolo, non è così, la palla è terminata al lato ed è il Celtic che effettua la rimessa a pochi secondi dal termine del 45esimo minuto, ma ci sarà forse un minuto e mezzo di recupero, staremo a vedere. Il pallone verso Bonner, il rinvio del portiere, la deviazione di Cabrini, l'intervento di Tardelli, il pallone che va a terminare nuovamente verso Bonner, l'arbitro che consulta il cronometro, ha fischiato e la fine, la Juventus è qualificata per il prossimo turno di Coppa Campioni. C'è un entusiasmo indescrivibile allo stadio comunale di Torino
il pubblico nel secondo tempo ha temuto che ci potesse essere una flessione che in minima parte c'è anche stata, ma la Juventus ha bravamente resistito al tentativo, per la verità non troppo insidioso, del Celtic di compromettere la sua posizione di vantaggio, ed esce da questo confronto con il 2-0 che le assicura il passaggio del turno. Signore e signori, vi ricordiamo l'andamento del primo tempo: rete di Virdis al 28esimo, rete di Bettega al 40esimo, entrambe bellissime, e due gran tiri di Marocchino, un tentativo di Virdis e uno di Brady. Nel secondo tempo una serie di conclusioni di Virdis poco fortunate, qualche timido tentativo del forcing da parte del Celtic. Il risultato non è cambiato e la Juventus si assicura, come detto, la qualifica al turno successivo di Coppa Campioni. Grazie.